Tutto il contrario del concerto di fanfare Gran Cassa promesso alla vigilia. Inter e Atalanta non se ne sono né suonate né cantate, ma a parte un paio di urla da entrambe le parti, si sono sussurrate dolcemente all'orecchio un più proficuo appuntamento a San Siro al ritorno. È certo che lo 0-0 di Bergamo fa più comodo all'Inter, che almeno in quest'ultimo mese sta mettendo in pratica abilmente la teoria del massimo utile con il minimo sforzo. Trapattoni, parlando oggi pomeriggio con i giornalisti, ha ammesso ogni responsabilità sulla latitanza del bel gioco, il principale capo d'accusa dell'ultimo processo all'Inter. Forse è la terza o la quarta gara che noi siamo belli. E chissà perché questa storia la leggo solo sull'Inter, invece ci sono anche... Io credo che se facciamo, abbiamo fatto dunque 17, ne mancano ancora 11, siamo a circa 23 gare, no? E vorrei vedere qual è la squadra che sta a vertice che ha fatto 23 gare belle, no? E noi abbiamo 3 o 4 gare sicuramente non belle, ma le altre ce le siamo meritate, siamo la squadra che ha realizzato più reti, quindi più offensiva. E ci sono anche delle partite che sono piuttosto così. Non capisco perché l'Inter ha una sua caratteristica ben precisa. Altre squadre hanno qualche giocatore che magari può divertire, ma il gioco delle squadre, quando ho visto che i risultati sono gli stessi, io credo che non sia lì per opera dello spirito. Siamo lì per i risultati che abbiamo conquistato e ottenuto giocando anche delle bellissime partite. Comunque si può dire che questa non sarà l'Inter come quella dello scudetto, quella dei spicci in comedia. Senza dubbio, anche le altre squadre viaggiamo tutti sotto medio inglese, quindi ci sono degli equilibri enormi, ci sono dei giocatori che vuoi per il mondiale, per altre situazioni sono stati sicuramente più stressati delle passate stagioni e quindi anche magari i rendimenti sono piuttosto alterni, ma questa è la bellezza del nostro campionato. L'Europa alla Roma.